Giovanna Tomasucci, che è la rappresentanza dell'insegnamento di polonistica della nostra università e membro del comitato scientifico della fondazione. Grazie. Buonasera a tutti, non posso che aggiungere i miei sentiti e ringraziamenti per questa meravigliosa occasione di portare la musica dalla Vistola, da Cracovia e in alto. La musica come elemento di comunicazione, di culture, di conoscenza delle culture. Vorrei notare un fatto esemplare, il primo pezzo che è stato eseguito in una forma di canto analogo a quello gregoriano, è la prima testimonianza poetica della letteratura polacca. Un testo che è stato composto dal XIII al XIV secolo, proprio il simbolo della poesia polacca che i nostri studenti di filologia, gli studenti di polacco studiano sui banchi dell'università, costituisce un elemento fortemente identitario. Quindi questa trasposizione in musica lo rende tanto più ravvivante la difficoltà linguistica che viene spesso rimarcata soprattutto in Italia, rende possibile la sua recettività, la sua ascrizione. Volevo ricordare che proprio recentemente un violinista, un musicista così importante come Fabio Biondi, dell'Europa Galante, ha trasposto in musica uno delle composizioni fondamentali del romanticismo polacco, la seconda parte degli Abi di Adam Mickiewicz, che tra l'altro è un autore che stiamo studiando nel corso insieme ai miei studenti, che saluto, e che sarebbe una cosa bellissima anche da parte della Fondazione Sbrandi, lancio l'iniziativa e questa proposta anche al rettorato di invitare Fabio Biondi, proprio per aprire degli ulteriori ponti verso queste due culture che entrambe appartengono in Europa. Lo studio di questa cultura che ha riguardato territori molto più ampi, tra cui anche l'Ucraina, può permetterci di capire anche il presente. Questo lo rimarco, è una cosa che risulta evidente dallo studio quotidiano dei miei studenti, che sono sempre molto entusiasti e interessati. E quindi un caloroso saluto e ringraziamento, in particolare all'ambasciata.